Era il 2002 quando Citroën con la C3 aveva presentato un cavallo di battaglia che aveva sostituito la vecchia due cavalli e ha avuto un successo forse altrettanto superiore, se non addirittura diventando un'icona a sé stante. Siamo arrivati nel 2016, C3 si rinnova e con caratteristiche molto più cittadine rispetto alla versione precedente. Ci sono degli elementi che ricordano la C4, come gli air bump laterali. C'è una fisionomia molto moderna per quanto riguarda l'interno e l'esterno e caratteristiche tutto sommato che hanno conservato inalterate quelle caratteristiche di cittadina che l'hanno resa una vettura icona nel suo segmento. Quindi la versione 2016 della nuova C3 si presenta con tutto il meglio della vecchia C3, ma con la tecnologia e l'innovazione. Non è un caso che una su cinque delle Citroën vendute sia appunto una C3. Molto importante la connettività, per cui con un dashboard all'interno e poi tutto quello che può servire per i giovani per attrarre. Comunque, come va questa vettura? Beh, restate con noi, lo seguiremo fra poco. Marco Freschi, Citroën Italia, finalmente arrivata alla C3, dal 2002 un successo che si rinnova. Qualcuno però magari potrebbe avere qualcosa da ridire per gli air bump. Sulla C4 Cactus hanno risolto tantissimi problemi in parcheggio. Credo che la C3 cittadina d'eccezione questo sistema sia di quelli indovinati, ma sono in optional o di serie? Allora, gli air bump sono, che sono posizionati e riproporzionati rispetto a C4 Cactus, sono in opzione, quindi abbiamo voluto proprio lasciare la facoltà al cliente di scegliere se averli o meno per appunto venire incontro ai gusti del cliente. Quello della personalizzazione, d'altra parte, è uno degli elementi importanti di nuova C3, 36 combinazioni possibili di colori tra tetto e tinte della carrozzeria. Ecco, infatti vedevo il tetto colorato in questo caso rosso con il resto bianco e nero, però la linea mi ricorda molto un po' anche la DS3, cioè molto sportiva, coupé, sportiveggiante e giovane. Sicuramente rispetto alla C3 che va a sostituire è meno rotonda, è più posizionata sulle quattro ruote, un po' più sportiva, più bassa e più, leggermente più larga. Mantiene comunque come elemento stilistico sempre quella del montante nero, che fa sì che il tetto venga ancora più in evidenza e rimanga quasi flottante rispetto al resto della carrozzeria. Quindi questo è un elemento stilistico forte che abbiamo introdotto ormai su tutte le versioni e su tutti i modelli della gamma Citroën. Molta attenzione ai social, c'è anche una telecamera e una macchina fotografica. Dov'è e come funziona? La Connected Cam è una telecamera perfettamente integrata all'interno della vettura, posizionata dietro lo specchietto retrovisore e quindi è assolutamente invisibile, diciamo, dall'interno, ed è una caratteristica, ed è una novità, per la prima volta viene integrata su una vettura di serie. Come funziona con i social network? La Connected Cam è una telecamera appunto che registra tutto quello che guidatori e passeggeri vedono di fronte a sé. È possibile quindi poi prendere delle foto o dei video semplicemente con un semplice clic appunto sulla telecamera. Tutte queste immagini, foto e video possono essere archiviate all'interno del proprio smartphone via un'applicazione gratuita e quindi poi attraverso l'applicazione dello smartphone condivisa sui principali social network in maniera automatica, quindi senza direttamente dalla vettura, oppure in maniera successiva una volta fermati e ferma la vettura. C'è anche un discorso di sicurezza perché riesce a registrare anche i momenti precedenti e posteriori a quelli di un incidente, quindi in caso di contenzioso per quanto riguarda l'assicurazione un elemento in più.
È sicuramente un altro elemento molto importante. La telecamera è dotata di un accelerometro, quindi che registra appunto eventuali impatti o decelerazioni molto forti, e questo, quando questo succede, la telecamera automaticamente registra i 30 secondi prima e il minuto dopo successivo all'impatto. La linea è fondamentale, riprende anche in questo caso gli ultimi dettami stilistici del marchio Citroën, frontale su due livelli con il double chevron che si estende fino alla parte laterale per unirsi ai fari a LED in maniera molto moderna, molto originale. Per quanto riguarda i motori, sono tutti motori di ultima generazione, sia per quanto riguarda la famiglia dei motori benzina PureTech, con potenze che vanno da 68, 82 e 110 cavalli appunto di potenza, abbinati a cambio manuale e cambio automatico e AT6 di ultima generazione. Per quanto riguarda le motorizzazioni diesel, sono appunto della famiglia Blue HD, con potenze che vanno da 75 a 100 cavalli, e poi a partire da gennaio del 2017 arriverà anche la versione GPL con la motorizzazione da 82 cavalli. Il tutto a partire da 12.250 euro per la versione da 68 cavalli, fino ad arrivare ai 18.500 euro della versione 110 cavalli con cambio automatico, e il tutto a partire nelle concessionarie italiane a partire dal 12 novembre prossimo.